Allora, ieri abbiamo fatto alcune precisazioni sul caso di Domenico e oggi dobbiamo fare continuare avanti e calcolarci qualche punto significativo. Allora, il quadro che consideriamo è quello, la sezione rettangolare, poi abbiamo ieri precisato tutti gli aspetti relativi alla natura superiore e inferiore, presupposti canonici sono per parlare di trave, sezione, noi abbiamo la sezione che ruota, trabla, ma resta piano. Non c'è questa ipotesi, non possiamo parlare di trave di nessun tipo. Poi, la seconda ipotesi che facciamo è, esiste perfetta aderenza, ovvero epsilon che ho in mio calcestruzzo è uguale a epsilon che ho nell'acciaio. Poi, le due ipotesi sono valide sia per gli esercizi, sia per gli limiti ultimi. Se consideriamo il dominio di resistenza, stati limiti ultimi, andiamo a fare l'ipotesi sui materiali, il calcestruzzo e l'acciaio, che però vediamo in corso d'opera. Poi, per costruire il dominio di resistenza, noi dobbiamo, considerando che avremo da avere la presenza sia del momento flettente che dell'azione assiale, dobbiamo sceglierci un punto rispetto al quale calcolarci queste due quantità qui, e il punto che scegliamo, che abbiamo discusso ampiamente, è il baricentro della sezione di solo calcestruzzo, quindi questa è posizionata da H-mezzo dal basso e riferiremo l'MNN a questa situazione qua. Poi operativamente per calcolarci dominio di resistenza abbiamo bisogno del diagramma dei tre poli di Rush. Allora ci consideriamo, abbiamo questi fili fissi e immaginiamo che la sezione sia questa qui è la linea di riferimento delle epsilon di 0, la sezione qui è indeformata, non si sposta, non plasma, non sposta. Questa qui è il resto della trave che continua. In questa maniera qua, questo diagramma qui, possiamo mettere in evidenza che questa è la mia sezione. Cosa succede quando la sezione ha un'estensione, quindi le fibre si allungano, oppure quando le fibre si accorciano. Abbiamo bisogno di fissare alcuni valori indicativi di deformazione. Vediamo anche le linee della posizione della natura inferiore e superiore e cominciamo a segnarci i limiti. Questo qui è epsilon sy, è allora intorno a 1,9 per 1000, un po' meno di 2 per 1000, poi l'altro numero significativo, se queste 2, queste 4, queste 6, queste 8, queste 10, questo qui è 10 per 1000, che è epsilon sy. Oltre a questo riteniamo che l'acciaio non possa
allungarsi. Questo elemento qui è fittizio ed è un modo indiretto per limitare comunque la deformabilità della nostra trave, ovvero le fissure azioni. La compressione, qui siamo nel range degli allungamenti, la compressione, quindi nel range degli accorciamenti, abbiamo da fissare un altro limite che è εc0, che è 2 per 1000. Non metto in evidenza segni meno perché tanto so che accorciamento è questa parte, e poi c'è un altro limite, questo qui, che invece è invalicabile, che è epsilon c1 per 3, quindi 5 per 1000. Allora, tra le varie situazioni, il quadro generale dei domini di resistenza può essere tracciato in questa maniera qui. Considero all'inizio una situazione in cui il lato critico è l'acciaio, con la deformazione al 10 per 1000, e facendo perno attorno a questa situazione qui, partendo da questa, posso arrivare fino a una situazione in cui la sezione è tutta tesa, allungata, tranne il limite della fibra superiore in cui non ho né trazione né compressione. Poi posso avere un secondo campo fino a toccare questo secondo punto magico, questa situazione limite, ed è il secondo campo. Dopodiché questa è sicuramente una situazione oltre la quale non posso andare, perché rappresenta la situazione in cui un colpo solo ha raggiunto la deformazione a 10 per 1000 qua, l'arrivo 5 per 1000 qua. Allora mi segno già le situazioni che dopo mi calcolerò. Questa per esempio mi interessa, la chiamo situazione A, una situazione in cui la sezione è tutta tesa a 10 per 1000, c'è tutto, non c'è niente, devo vedere cosa succede in acciaio. Poi l'altra situazione che mi interessa è proprio questa che ho trovato, questa situazione qua limite qui, che è una situazione in cui, come vedete, se pensate a come è ruotata la sezione per arrivare alla rottura nella situazione A è dovuta essere tirata fino a qua, e in altri casi c'è la sezione ruotata, in particolare questa è la rotazione massima, la curvatura massima che può avere la mia sezione, perché oltre questa deformazione e compressione, oltre questa deformazione e contrazione, vediamo che non posso andare in materiale. Poi un'altra situazione interessante è quella che riguarda il fatto che lungo il campo 3 il collasso nominalmente è sempre raggiunto per la deformazione ultima del calcestruzzo, quindi uno schiacciamento sopra del calcestruzzo, e l'acciaio si trova via via ad avere una deformazione che si riduce sempre più fino al limite, in questa situazione qua, in cui l'acciaio è al limite in incidente di snervamento. Questa è una situazione anche particolare, specifica, e si chiama rottura bilanciata, che ci calcoleremo. Quindi questo è un altro caso che ci interessa. Da questo momento in avanti possiamo avere ancora un campo fino a qua, in cui al limite la natura inferiore non è né tesa né compressa, è teso il pezzettino sotto il copriferro, e alle volte si considera un campo 4A specifico, per considerare anche la piccola fettina, le piccole possibilità di collasso che ci sono, fino a che si arriva a questo punto qua in cui la sezione è tutta compressa, quindi questa fibra non è né tesa né compressa. Qui dobbiamo cambiare polo, perché in questo punto qua la sezione è tutta compressa e tenderà a essere tutta compressa, quindi devo riuscire a raccordarmi alla situazione finale, che è questa, in cui tutta la sezione è compressa, però le fibre oltre ai 2 per 1000 non possono andare, perché va
quando arrivo giù per 1000 sono sul plateau del cacciatore, quindi non ho più niente. Quindi sarà l'ultima posizione che ci calcoliamo, da lì, si attiva, e questo qui, facendo pole sul 3, rappresenta l'ultimo campo che ci interessa, in cui la sezione è tutta compressa, il limite è uniformemente compressa. La situazione lo possiamo segnare qua un piccolino, che è una cosa ovvia. Se io ho una sezione in flessa, il mio diagramma degli sforzi, per esempio il campo elastico lineare, questo, pensiamo pure al bracciale, stessa cosa. Poi, man mano che aumento il momento, le fibre estreme praticizzano sempre di più, il nucleo elastico si riduce, fino a che al limite, per esempio, anche quando abbiamo considerato l'allungamento elastoplastico dell'acciaio, e fino a un certo punto la sezione è tutta uniformemente o tesa, compressa e plasticizzata. Il che vuol dire che a momento crescente, quando plasticizzo, se volete, raggiungo la capacità ultima delle fibre più estreme, dopo le fibre più interne, se volete, in un certo senso vengono in soccorso, aumentano anche loro lo stato tensionale, quindi il momento può crescere. Quindi se raggiungo in un punto la deformazione ultima, ovvero plasticizzo in un punto estremo le fibre, dopo se io aumento il momento, le fibre che sono all'interno, che stanno un po' meglio, un po' meno stressate, si possono prendere un incremento di momento. Se invece io ho una sollecitazione uniforme come quella di compressione, una volta che ho fatto morire una fibra, ho fatto morire tutte. Questo è il motivo per cui la compressione è più fragile, una rottura più immediata. Una volta che sono arrivato al limite di una fibra, tutte le altre sono tutte uguali, saranno tutte peggio, saranno tutte uguali e male stessa maniera, muoiono tutte. Mentre nel caso del momento presente, quando stanno male le fibre estreme, dopo quelle interne stanno un pochino meglio e possono venire in soccorso e quindi il momento può aumentare. Questo è il motivo per cui è, da un certo punto di vista, meno gravoso aver raggiunto soltanto in un punto soltanto 3,5 per 1000, perché le altre fibre stanno meglio. Invece, quando ho raggiunto il 2 per 1000 uniformemente su tutta la sezione, quella è la morte di tutte le fibre. La flessione, quindi, in genere prevede un comportamento progressivo, quindi non è così brutale, con la flessione, mentre per l'azione assiale, ovviamente per compressione e per trazione, è una cosa più immediata. Bene, con questo quadro qui, adesso, fermo restando che, in generale, il dominio di resistenza è una curva, quindi ha infiniti punti, ed è una curva che ieri abbiamo esaminato, ha una forma più o meno di questo tipo qua, che adesso vedremo. Posso calcolarci tutti gli infiniti punti, ce ne calcoliamo alcuni e approssimiamo questo dominio di resistenza. Ripeto, se abbiamo un calcolatore su una sezione complicata e su un'altra, useremo il codice di calcolo, però è anche interessante vedere proprio considerare alcuni punti semplici calcolati a mano per avere un'idea di come funziona la cosa. Allora, cominciamo subito dalle due situazioni più semplici, che sono la A e la D, in cui il diagramma dell'epsilon è uniforme. Allora, se considero il caso A è fatto così. Adesso mi segno la sezione, quindi qui è come se continuasse il mio disegno. Questo è la traccia della mia sezione, questa è la fibra A, questa è la fibra B, poi a metà ho la fibra del baricentro, G. Poi devo tracciare le due file, i due fili dell'armatura superiore, questa, e dell'armatura inferiore, questa. Poi, se devo calcolare
M ed N mettono in evidenza gli sforzi e i risultati che ci sono. In questo caso qui, siccome ho attive solo l'armatura inferiore a con S e l'armatura superiore a primo S, non ho bisogno di distribuire il segnale a distribuzione di sigma, ho già le aree, quindi basta che calcoli tutte le risultanti. Vediamo un po', per calcolarci i risultanti dobbiamo conoscere l'area, questo ce l'abbiamo immediatamente, e poi lo stato di sforzo. Se abbiamo un uniformemente, una deformazione del 10 per 1000, non c'è dubbio che l'armatura sopra sono snervate. Quindi in entrambi i casi avremo l'acciaio che lavora con il tasso di lavoro FYD. Poi, siccome l'armatura sopra è più grossa rispetto a questa, qui ci sarà una risultante, chiamiamola F, che è data da A con S per FYD, che è più grossa di questa qui, F'. E a primo S per F'. Quindi queste due forze qui sono due forze di trazione, non c'è nessun dubbio, sopra e sotto. Allora, noi dobbiamo trovare un sistema, una coppia di momento azione assiale che sia equivalente a questa situazione qui. Qui abbiamo due forze dirette in questa maniera, calcestruzzo non c'è. Allora, queste due forze qui sono staticamente equivalenti a questa sicuramente c'è un'azione assiale, io piazzo qui, la N è M di trazione, non c'è nessun dubbio, e vale F per F' uguale a S più S' per FY. Quindi questa è l'azione assiale che dovrò piazzare sul mio piano. Faccio notare che questa qui è la quantità di trazione, facciamo così, chiamiamo, siccome questo è il caso A piccolo, questo qui la chiamiamo N con A. L'azione N con A è di trazione, sarà un valore, non so quanto, però me la porto qui sul mio diagramma. Qui sul diagramma ho messo pressione positiva e il momento flettente, immagino che sia positivo, se tende le fibre inferiore. Quindi questo sarà un valore, un numero che mi calcolo, è di trazione, qui c'era positivo, però quando lo riporto qua diventa un valore negativo. Non so quanto vale, supponiamo che sia questo valore qua, questo qui, N con A. Quindi questo è N con A. Occhio che il diagramma che ho fatto io qua, questo qui, è un diagramma qualitativo, generale, non fa riferimento magari all'esempio che abbiamo fatto. Comunque mi sono trovato questa ordinata. Poi, se questo è l'azione assiale complessiva, io qui ho anche figlio di queste due coppie qua, questa coppia di forze, una coppia di forze, queste due forze qua, ho anche un momento flettente. Momento flettente, me lo calcolo rispetto a questo punto qua, e considero positivo il momento flettente che sento che tiene tende le fibre inferiori, il momento rispetto a questo punto qua, di queste due forze qua, è fatto così, M con A, siamo nel caso A,
rispetto a questo punto qua, ho un contributo positivo per il termine prime inferiore, che è questo, che quindi è F per questa distanza qui. Questa distanza qui è tutto questo H mezzo, perché G sta a metà altezza, questo è G con il termine inferiore, quindi rispetto a questo punto qua del baricentro, questa forza qui ha un braccio che è H mezzi e non G. Questo momento mi dà un momento che mi tende i fibri inferiori e quindi positivo con la mia conversione. Poi ho sempre anche questa forza qui. Questa forza qui però tende le fibre superiori e comprime quelle inferiori. Quindi ha un contributo negativo, derivante primo, il braccio è sempre lo stesso. Perché anche questo braccio è uguale a questo, perché questo qui ancora una volta è H mezzi, questo qui abbiamo definito che sia ancora C. Quindi il momento che ho in questa situazione, questo qui, posso fare alcuni passaggi, questo è un momento negativo perché la forza del primo tende le fibre sopra e tenderebbe a comprimere le fibre sotto. Questo momento qua, adesso me lo calcolo, facciamo così, me lo calcolo qui, MA uguale, allora, ho F meno F primo, che è H mezzo meno C, poi F è questo, F primo è così, quindi posso scrivere F S D, poi AS meno A primo S per H mezzo meno C. Allora, questa espressione è un po' più particolata, però nulla di particolare. Allora, FSD numero positivo, H mezzi meno C è un numero positivo, perché il ferro sarà più piccolo, chiaramente di metà altezza della sezione, poi ho AS meno primo S. Allora, se ritengo che l'armatura sia più forte sotto rispetto a sopra, questo è un contributo che è positivo. Nel caso in particolare in cui l'armatura sia simmetrica, sopra e sotto, quindi AS uguale a S primo, questo termine non c'è. Quindi se la sezione ha armatura simmetrica, questo momento qui non c'è. Se invece l'armatura sotto è più grande di quella che c'è sopra, vuol dire che questo momento è positivo. Allora, il momento positivo sarà un certo numero, il momento positivo potrebbe essere questo valore qui, non so quant'è, momento positivo. Se, ripeto, e questa è una cosa che voi invece date sempre per assodato, se l'armatura è simmetrica, il momento non c'è. Se l'armatura non è simmetrica, c'è un momento. Il che vuol dire che il primo punto, se siamo calcolati così questi valori qua, vedete, non sono difficili da calcolarsi, no? Sezione assiale è questo. E il momento nello stesso punto è questo qui. No? Ci piazziamo nel nostro sistema qua questa ascissa qui, l'ordinata NA, che è positiva, però noi qui abbiamo ovviamente la negativa. E momento A, lo piazziamo qui, va da sé che l'azione assiale sarà tipicamente espressa, che ne so io, in kilonewton, mentre il momento flettente sarà espresso ad esempio in kilonewton per metri, ovviamente. Allora, il punto A relativo al collasso in maniera convenzionale quando tutta la sezione si allunga 10 per 1000, che pare l'SS, epsilon SY, sta qui,
sezione simmetrica, se la sezione è simmetrica, questo termine è 0, quindi se la sezione è simmetrica, il punto sarebbe qui. Se volete lo chiamiamo A', per dire il caso in cui la sezione è simmetrica. Va bene? E invece AS, come abbiamo detto noi, maggiore di A'S, il punto sta dall'altra parte. Poi, già che siamo lanciati sulla sezione uniformemente allungata, e la sezione, ci consideriamo una sezione uniformemente accorciata. Vi faccio notare, però prima di fare questa cosa, un'osservazione che voi spesso e volentieri invece sottovalutate. La sezione è uniformemente allungata, ma non è in generale soltanto tesa, perché è tesa e inflessa. Perché vedete, se le armature non sono simmetriche, c'è anche un momento. Quindi questo è un caso di tensoflessione. Se la sezione è simmetrica, c'è soltanto la trazione. Adesso facciamo il caso B, che è analogo, direttamente analogo, quello che abbiamo avuto con flessione. Ancora una volta, togliamo tutti i fili, ci sono le fibre sopra e le fibre sotto, poi questo è il centro, poi l'armatura sotto, l'armatura sopra. Allora, qui abbiamo un po' di contributo, la situazione è un po' più variegata. Prima di tutto, consideriamo dei contributi discreti, che sono le armature, che sono le cose più facili da fare. Allora, abbiamo detto la deformazione, esattamente qui come la epsilon è costante 10 per 1000, tutto tende 10 per 1000, qui tutte le epsilon sono costanti al 2 per 1000. No? Allora, se sono arrivato al 2 per 1000, 2 per 1000 è più grande dell'1,9 per 1000, comunque le armature sono tutte entrambe innervate a compressione, quindi la cosa anche qui è facile. Sotto avrò una compressione che è semplicemente A con S per F e YD. Occhio che tengo già conto se c'è compressione, trazione, i segni così. Poi sopra avrò una compressione un po' più piccola, perché che l'area sopra è un po' più piccola, però in entrambi i casi, come sono qui a 2 per 1000, 1,9 per 1000 si segna in genere solo a trazione, però l'1,9 per 1000 ce l'avrei anche a compressione per il comportamento simmetrico dell'acciaio, e quindi sicuramente le armature sono della compressione sopra e sotto. In più, qui entra in gioco pesantemente tutto il calcestruzzo. Il calcestruzzo anche qui ha tutte le sigma costanti su tutta la sezione, però è inutile che le segni sono tutte costanti. Qui ci sarà una C enorme del calcestruzzo, che è semplicemente tutta l'area della sezione, quindi B per H per FGD. Quindi questi sono i tre contributi, è tutta compressione. Allora, devo trovarmi anche qui delle quantità N ed M staticamente equivalenti a quelle tre forze. Allora, per quanto riguarda l'azione assiale nel caso di... Ah, scusate, questo è il caso di... Quindi qua... Nel caso di... Sicuramente c'è compressione, ed è la quantità semplice da calcolarsi, perché allora B per H FCD più ci sono i due contributi dell'armatura sopra e sotto, A
A con S più A primo S per Y di B. Questa qui, bella compressione, come notate è analoga a questa, perché c'è sempre una parte relativa a questa parte qui, è uguale a questa, è la parte relativa all'acciaio. L'acciaio è sempre snervato, l'azione di compressione sempre lavora al massimo, però qui c'è il grosso della compressione del calcestruzzo e aumenta molto di più. Quindi vedete, se questa era soltanto la mia NA, la ND, se ci fosse solo l'acciaio a compressione sarei ancora qui, però sopra c'è tutta la compressione del calcestruzzo, quindi potrebbe essere che la ND arriva magari a questa ordinata qui. Quindi questa è il valore della ND di compressione. Poi il momento, anche qui devo stare attento, ci sarà un momento MD, devo stare attento a quello che tende le fibre sotto, quello che tende le fibre sopra e altro. E un'osservazione che faccio è questa, ma sicuramente rispetto al baricentro, questo punto qua, il calcestruzzo non mi dà risultato, non mi dà momento. La risultante del calcestruzzo passa proprio per il baricentro della sezione in calcestruzzo, quindi questo termine non c'è. Poi questa C qua sotto di compressione sulla barra inferiore è chiaro che mi comprime le fibre inferiori, quindi stavolta ci sarà meno la C e il braccio è sempre lo stesso, H mezzi per C meno C, questo è tutto H mezzi e questo è tutto C. Solo che stavolta la C, che mi comprime le barre inferiori, mi comprime anche il calcestruzzo, le fibre inferiori. Quindi questo va col segno meno. Viceversa, la compressione sopra, comprime sopra e quindi mi tende sotto rispetto a questo punto qua. Quindi va messa più, primo, H mezzi, meno C. Si invertono i ruoli, vedete? Prima la trazione sotto, per forza di cose, portava la trazione delle fibre inferiori, quindi mi dà un contributo positivo, e viceversa la trazione sopra. Stavolta quello che mi comprime sotto mi dà un contributo negativo e questo diventa un contributo positivo. E qui possiamo fare qualche passaggio più, e mettiamo, me lo segno qua. Allora, del C posso considerare, diciamo così, tiro fuori la H mezzi meno C, questa parte qui comune di tutte e due. Poi avrei C' meno C, ovvero se faccio ancora un passaggio, C' primo S per FY di che ho portato qua dalla rotonda, la parete rotonda, poi mi resta meno C, C è questo, meno con S, FY di l'ho già portato fuori e poi metto l'H mezzi meno C. Questa è qui l'espressione del momento MD. Questo momento qui c'è diverso da 0 se a primo S è diverso da con S. Se a primo S è uguale a con S, questo termine è 0, quindi il momento non c'è. Se invece riteniamo che a con S è maggiore di a primo S, questo contributo qui è negativo. Quindi questo è un numero minore uguale a 0, esattamente come questo numero qua era un numero maggiore uguale a 0. Uguale a 0 se la sezione è simmetrica, se non è simmetrica è un momento negativo. Se non è negativo, cioè se non è, se il momento non è, se la sezione non è doppiamente simmetrica, vedete che l'MD è uguale all'MA, fate il segno. Qui, se la sezione non è simmetrica, vedete questa MA,
MD, questo. Quindi questo è il mio MD negativo. Quindi, se la sezione non è simmetrica, questo qui è il punto D. Punto D con S maggiore. Se invece la sezione fosse simmetrica, quindi sarebbe il punto, teniamo di primo, con S uguale a primo S. Va bene? Ecco, quello che possiamo anticipare è anche questo. Se la sezione non è simmetrica, dopo troveremo una forma più o meno simile a questa. Però questa è la forma, se la sezione è simmetrica, problema, se non è simmetrica, è come se il vostro dominio di resistenza fosse inclinato in questa direzione qua. Vedete, se la sezione è simmetrica, il punto che congiunge la pura trazione con la pura compressione è verticale. Se invece abbiamo una sezione non simmetrica, questo punto si sposta da questa parte, questo punto si sposta dall'altra parte, dello stesso valore, e il dominio che traceremo è come se fosse non, diciamo, non con asimmetria rispetto a questo asse qui, ma con asimmetria rispetto a questo asse qua. Ci siamo? Quindi vedete che se anche la sezione è, si accorcia uniformemente al 2 per 1000, non è che c'è solo compressione. Solo compressione se la sezione è simmetrica come l'armatura, altrimenti la sezione è presso inflessa. Presso inflessa perché compressione e inflessione. Alla stessa maniera come la sezione con l'informazione in forma del 10 per 1000 è tenso, la trazione inflessa. Va bene? Ci siamo calcolati i due punti estremi. Vi faccio notare anche che dopo il calcolo dei due punti estremi è un attimo. Le formule sono queste qui. Va bene? Adesso ci calcoliamo la rottura limite e la rottura bilanciata. Quindi cancello. Consideriamo il caso di rottura limite. Allora, ancora una volta, io mi traccio i riferimenti, la fibra A in alto, fibra B in basso, baricentro G, armatura superiore, armatura inferiore. La situazione del consiglio quindi è questa. Allora, qui ci sono, come avete in evidenza, tutti gli sforzi e le forze che ci sono. Cominciamo sempre dal caso delle armature che sono più semplici. Allora, armatura inferiore, non c'è nessun dubbio, l'armatura è snervata, quindi qui ho una forza di trazione che vale A con S per FYD. Questa è trazione. Poi, armatura superiore. L'armatura superiore, questa, sicuramente compressa, però quello che non so, non sono sicuro se l'armatura è snervata. Quindi l'armatura superiore avrà
mette primo, che è primo S, però non so il tasso di lavoro. Non so il tasso di lavoro per questo motivo qui. Allora, sopra ho questa deformazione qua, per 3,5 per 1000. Se volete, questa deformazione qui, conosco. Poi, la deformazione dell'acciaio è questa qui, nel mio disegnino. Quindi questa è la epsilon S superiore. Allora, dal mio disegno, se ho fissato qui 2 per 1000, 2 per 1000 finisce qua, quindi dal mio disegnetto sembrerebbe che la deformazione della montura sopra, sotto e superiore a 2 per 1000, mi lascia errato. Però il mio disegno è qualitativo, no? Quindi non sono sicurissimo che la deformazione della testa qui sia evidentemente sopra il 2 per 1000, andrà sopra il 1,9 per 1000. Ripeto, nel disegno sì, poi nella realtà quasi sempre sì, però pensate ad esempio che il coprifero non fosse più piccolo, ma fosse più grande, per esempio supponiamo che magari il coprifero fosse più significativo come questo, e in questo caso qui la deformazione sarebbe solo 1,9 per 1000. Quindi sull'armatura superiore, quasi sempre l'armatura è sbagliata come nel mio disegno, però non sono sicuro al 100%. Perché siccome non sono sicuro al 100%, mi ricavo questa deformazione qui facendo una proporzione, un triangolo, una similitudine in triangoli. Allora, mi scrivo questa cosa qui, per trovarmi la deformazione, quanto vale questa deformazione qui, posso fare ad esempio similitudine tra questo triangolo qui questo, e posso scrivere ad esempio questo qui. Allora, epsilon primo S più questo, più tutto questo, è 10 per 1000. Sta a questo, che è H in C, in C. Come?
Se sì, vuol dire che l'acciaio ha un comportamento che è plastico, che ha superato la epsilon di sterramento. Se no, no, e allora il comportamento elastico. E uso la legge di Hooke. Dopodiché ho comunque il valore della sigma S che tiro qua dentro. Va bene? Quasi sempre, a meno che non abbia copriferro così alto, quasi sempre l'acciaio è super snervato. Vi faccio notare anche però che C a rigore non è copriferro, perché C sono, non sono il, C sono 4 cm di copriferro più la distanza fino al baricentro della armatura. Quindi se ci fosse mediamente solo quello relativo a un tratto di armatura solo fino al lembo inferiore, usualmente la deformazione, come nel mio disegno, dell'acciaio è un valore che è legato molto al 3,5 per mille, quindi l'acciaio snervato. Però a rigore C ha il significato di distanza del baricentro delle armature dalla fibra superiore o dalla fibra inferiore. Quindi potrebbe essere che l'armatura non è snervata, d'accordo? Allora, fatto comunque questo test qui, aperta questa parentesi qui, no? Mi calcolo il valore della forza superiore di compressione. E in questa maniera qui ho sistemato le due armature. Poi mi resta il calcestruzzo. Allora, sul calcestruzzo quello che devo pensare è questo. Il mio disegno, questa qui è la distanza, ci siamo calcolati ieri, della sezione, della distanza dell'asse nervo alla fibra superiore. Quindi qua la posizione dell'asse neutro, questo punto qua, sta qui, quindi sopra compressione, questa è la X, la parte, la distanza di sezione che è compressa, no? A questo punto devo qua sopra pensare che la sezione sia compressa, quindi qui ci sia la sigma del calcestruzzo. Allora, dei vari modelli sigma di calcestruzzo che io ho, ce n'è uno, potrei rappresentare così, lo segno qua, dovrebbe essere la parabola rettangolo, in questa maniera qui, parte da zero, dove la sigma è zero, poi c'è il tratto parabolico, poi a un certo punto c'è il tratto costante. Facciamo così, magari questo aspetto qui ve lo disegno un po' più in ampio, un po' meglio qua. Allora, facciamo così, questa è la fibra superiore, questa qui la fibra inferiore, questa è la fibra baricentro, poi la X, supponiamo che sia questa qui è la X, la situazione limite. Poi c'è il filo dell'armatura superiore, che però adesso in questo caso non mi interessa, c'è il filo dell'armatura inferiore, che però in questo caso non mi interessa. Quello che devo mettere in evidenza sono i limiti deformativi. Allora, a un certo punto ci sarà, devo mettere in evidenza il neutro, di sopra ho
vengono 5 per 1000 e ho il limite 2 per 1000 anche. Allora, se io penso a come è distribuita il simile calcestruzzo, la mia parabola rettangolo è fatta così. Qua ho 2 per 1000, qua ho 3,5 per 1000, la parabola rettangolo è fatta così, il rettangolo si estende dal 2 al 3,5 per 1000, poi ho la parabola fatta in questa maniera, con tangente orizzontale 2,4 per 1000. Allora, se devo segnarmi lì, diciamo magari in blu, la mia parabola inizia da 0, che è questo punto qui, poi arriva al 2 per 1000, la sezione è ruotata in questa maniera qui, che è questa. Allora, la mia sezione raggiunge il 2 per 1000 qua. Dopodiché, da qui su in avanti, ho deformazioni più alte del 2 per 1000. Quindi la parabola è disposta in questa maniera qui. Fino a qua, la posso segnare anche da questa parte, da questa cosa. Questo è il tratto costante, perché da lì in su ho un tratto di 2 per 1000, qua arrivo a 0. Qua parto con tangente orizzontale, questa è la parabola. Quindi la distribuzione delle sigma è questa. Ripeto, la mia parabola è fatta così, cioè la parabola rettangolo. C'è un rettangolo che va da dove le informazioni sono maggiore o uguale a 2 per 1000 fino a 3,5 per 1000. Allora, su questa sezione qua, questa fibra qui è arrivata fino qua, quindi il 3,5 per 1000, quindi lì finisce. Poi man mano che scendo, questa fibra qui è quella che proprio al limite ha il 2 per 1000. Quindi il mio, la parte di rettangolo è questa, che si estende dal 2 al 3,5 per 1000. Poi, se ho fatto questo, devo partire con tangente orizzontale, appunto 2 per 1000, ovvero con tangente verticale, se giro il rettangolo, e devo arrivare a 0, dove non ho deformazione, quindi la parabola giro. Va bene? Questa sarebbe la distribuzione delle sigma, del calcestruzzo, secondo il modello parabola rettangolo. E non è difficilissimo da calcolare, da fare e così via, però è sempre un po' complicato. Allora, butto via queste e uso uno stress block. Allora, stress block, faccio il disegno, facciamo così, non fatemi rifare tutto il disegno, mi interessa solo la fibra superiore, che è la A, la fibra dell'asse netto, questa qui. Poi sotto c'è il baricentro, come prima. Adesso, al posto di questa distribuzione così articolata, la parabola rettangolo, considero uno stress block fatto in questa maniera. Considero solo dove ho la deformazione superiore al limite normativo è 0,75 per 1000, oppure in una maniera più forfettaria si assume anche questo. Guarda, grosso modo, se tutto questo è la parte compressa, grosso modo fai così, ti prendi l'80% di questa linea qui, quindi prendi 0,80 questo limite, qui grosso modo è l'80%, 0,8, e qua piazzi uno stress block fatto così, in cui questa è FCD.
grosso modo, qui è una cosa che abbiamo già, ragionato 5 settimane fa, quest'area qui è grosso modo equivalente a questa e ha anche grosso modo la stessa posizione di risultante approssimato, però grosso modo potrebbe essere. Quindi questa qui è la risultante delle compressioni. Adesso ci calcoliamo. Quindi questa risultante qui è uguale. Allora, il tasso di lavoro è FCD per l'area. L'area è profondità della sezione B per 0,80 x limite possiamo calcolare la volta scorsa è 0,259 di altezza utile a sezione. Questa qui è B. Allora, questo è il risultato delle compressioni. Abbiamo quindi in questo momento qua trazione sotto, sicuramente con la natura snervata, compressione sopra, in cui abbiamo controllato se c'era snervamento oppure no, ma quasi sempre c'era snervamento, poi compressione sopra e calcio stucco. Dobbiamo calcolarci ancora una volta, come prima, le risultanti. Facciamo così, io mi cancello qua la lavagna in mezzo, che è quella col test, se la natura superiore è snervata oppure no. Per intenderci, nello scritto di tecnica per le sezioni che voi avete, quasi sempre questo è FCD, quasi sempre. Quindi se volete potete saldare il test delle sezioni usuali, però non è detto in generale. Allora, fatto così, ci dobbiamo ricavare la NB che è positiva di compressione. Allora mettiamo insieme i pezzi, abbiamo questa che è negativa, che è trazione, meno AS sarebbe YD, questa qui è F, poi più F' che è A'S per, sarebbe sigma S, quasi sempre per voi si tiene semplice F e Y. Questa qui è F'. Poi compressione, c'è sicuramente anche questa, più FCD per B, però che è l'espressione, e poi qui dentro metto sottile questa quantità qui. Questa qui è sicuramente una quantità positiva, quindi NB sarà un certo valore che non so quanto, però positivo. Poi momento. Di momento vediamo quelli che sono i contributi che tengono le fibre sotto e quelli che tengono le fibre sopra o quant'altro. Allora, questo rispetto al baricentro ci dà un contributo che tengono le fibre sotto, quindi è più a con S FYD per H mezzo non C. Contributo dell'armatura inferiore per questo è il contributo dell'armatura inferiore. Poi l'armatura sopra è compressa, non so se è snervato oppure no, ma è compressa, quindi mi dà un altro contributo positivo a primo S per sigma S, e anche questo sigma S è quasi sempre l'FYD per H mezzo meno C. Quindi
armatura inferiore, armatura superiore, più questo contributo qua. Questo contributo qui ha questa risultante, che è FCD con B per 0,8 x limite, questa è la compressione, il calcestruzzo, e dobbiamo calcolarci il baricentro. Io il baricentro, la posizione del braccio. Allora, tutto questo è h mezzi. Questa distanza qui è questa distanza qui diviso 2. Quindi il braccio è h mezzi meno questa distanza qui è metà dello 0,80 meno 0,80 x limite diviso 2. E questo è il momento MB. Momento MB che sarà sicuramente positivo perché la sezione, lo si vede dal diagramma qua, è sicuramente tesa sotto. Quindi sarà un valore positivo che non so quanto vale. Vediamo che sia questo valore qua. MB. Quindi questo qui potrebbe essere il punto del nostro comune di resistenza. Va bene? Ci siamo? Poi, a seconda dei passaggi che fate, se volete sviluppare sui manuali oppure sui libri oppure in Gemaselli, magari avrà fatto dei passaggi in più per semplificarvi le formule, perché per esempio questo 0,80 diviso 2 chiaro che è 0,40. Io però non voglio stare lì a semplificare troppo, preferisco tenere traccia di dove viene questo 0,80 diviso 2 piuttosto 0,40 che non so da dove viene, no? E alla stessa maniera anche l'x limite potete sostituire quel valore lì, e quindi qua dentro vi resta che cd per b per d al posto che l'x limite, cioè quadrato al posto che l'x limite. Questo secondo è il primo punto della rottura limite. La stessa cosa va fatta per la rottura bilanciata. Quindi cancello tutta la lavagna. Passaggi qua li ho riordinati una volta per tutti, però avete soltanto le formule da applicare nel momento dello scritto, d'accordo? In cui avete l'ordinatamente, l'azione assiale, il momento presente per le quattro situazioni. Va bene? Quindi dopo il prodotto finale di questi ragionamenti qua sono le quattro formule, i quattro punti con cui approssimate il dominio resistenza. Adesso punto C bilanciata. Facciamo ancora il discorso, come vedete il discorso dopo, questa è la quarta volta che lo facciamo stamattina, fibra superiore, fibra inferiore, baricentro, armatura superiore, armatura inferiore. Stavolta il diagramma delle epsilon è questo qui. Adesso lo segno ancora un po' più grosso, è questo qui. Va bene? Allora, qui abbiamo cominciato le armature. L'armatura sotto al limite del rapimento. Quindi qua sotto c'è una F che è A con S per FY di
E questa è sicuramente trazione. Poi, l'armatura sopra. L'armatura sopra, se prima avevo qualche dubbio di non arrivare a serramento, siccome stavolta le deformazioni sono queste, l'armatura sopra è sicuramente snervata. E se no, vi faccio il test come prima, cambiando però le proporzioni. Però qui l'armatura, per esempio, tesa, compressa, A' S per F, Y, D. Poi, al gestruzzo un po' più variegato. Allora, in tutto parte compressa è da questa X bilanciato, che abbiamo detto è circa 2/3, e ci siamo calcolati 2/3 di altezza utile a sezione. Se volete lo calcolo qui, che sono il sigma C, allora la X bilanciata me la sono calcolata ieri, e anche qui devo piazzare le sigma. Ancora una volta, questa è la posizione dell'asse dentro, e sopra ho tutta questa parte di sezione che è compressa. Per esempio, posso considerare 80% di questa sbilanciata fino a qua, e su questa altezza posso considerare uno stress block di compressione fatto così. Ma se ne è questo, quindi da qui fino a qua considero niente, anche se c'è compressione, da qui in su vi apro lo stress block. Sono tutte valutazioni, no? Se voi avete il calcolatore dentro la parabola rettangolo, quello che è, questa cosa qui non è interessante, non è pertinente per il calcolatore, perché per il calcolatore un rettangolo, una parabola oppure una figura qualsiasi hanno la stessa difficoltà, non hanno simpatia di pertinenza, mentre per noi questo può essere più immediato. Allora, se questa è lo stress block, qui ci sarà una risultante delle compressioni che è stata qui C al gestuzzo, che vale FCD per B per 0,80 X bilanciata. Questa qui è la risultante, e in particolare questa distanza qui vale chiaramente X bilanciata per 0,80 diviso 2. Quindi, questa risultante qui, rispetto al baricentro, ha questo braccio qui che vale H mezzi meno H mezzi meno questa distanza qui per 0,80. A questo punto abbiamo tutti gli ingredienti, di nuovo, compressioni, ce lo scriviamo qui, NC, qua. Cosa c'è di compressione? Allora, questa è trazione, quindi meno AS per FYD, poi c'è compressione sopra, più A'S per FYD, anche qui potete eventualmente semplificare, poi più la risultante delle compressioni, quindi FCD e calcestruzzo per B per 0,80 X. Questa è sicuramente la compressione risultante, e sarà un valore più grande
grande NB per forza di cose, perché parte complessa è più grande. Quindi sarà questo era NB, sarà un valore più grande, potrebbe essere questo. Questo è NC. Poi, momento, punto C, momento, punto C è dato. Vediamo cosa tende qui per sotto. Questo tende sicuramente per sotto, quindi è A con S, F, Y, D per H con S, C. Rispetto a questo punto qui, pari centro, questo è H mezzi meno C. La risultante delle armature, come sempre, rispetto al pari centro, ha un braccio che è H mezzi meno C. Poi, stesso braccio, c'è l'armatura sopra che è compressa, che mi dà un altro contributo positivo. Più, primo S, F, Y, D, H mezzi meno C. Poi, un altro contributo positivo è di questa risultante qua, quindi più la gestruzza risultante FCD per B per 0,80 X bilanciato, e questa qui è la compressione, e qui, rispetto a questo punto al baricentro, questa risultante qua, questa, a braccio che è x mezzi meno questa quantità, scusate, x mezzi, h mezzi meno questa distanza qui, quindi è h mezzi meno x bilanciato 0,80. Sono tre contributi positivi, alla fine intanto è un altro momento che è positivo. E è un momento che normalmente MC è un momento che è più grande dell'MB. Quindi il punto C ha azione assiale, momento flettente più grande del punto B. E può essere un punto da qui. Questo. Punto C di rottura bilanciata è quello che ha la capacità portante massima in generale della sezione, quindi massima azione assiale, massima coppia, azione assiale non è competente, però non è la situazione più utile, che è questa qui. Quindi questa è la situazione con momento massimo più grande, non è più utile, questa è la situazione con momento più piccolo, però. Abbiamo questi quattro punti, A, B, C e D, approssimazione al nostro dominio esistente per questa. Se invece la sezione è simmetrica, questo punto sposta qui, questo punto sposta qui, i punti B e C si spostano di poco, sempre così, e la vostra approssimazione diventa questa. Va bene? Se la sezione non è simmetrica, mi diventa quella. Se è simmetrica, questa qui. Se è simmetrica, quindi chiaramente, voi considerate un momento flettente negativo, l'altra parte, se è simmetrica, simmetrica, il dominio diventa questo, viceversa se non è simmetrica dovete simmetrizzare per questo spazio. Va bene? Rifatevi, adesso ci prendiamo 5 minuti di pausa, no? Poi
fate i passaggi che abbiamo fatto assieme, no? Cercando, se volete, magari di semplificare e così via, perché dopo una volta vi siete memorizzati queste formule qui, cioè le siete scritte, come vi servono. Oppure, per esempio, se avete, se uno avesse, una volta c'era la calcolatrice programmabile, adesso voi avete i cellulari tutti i tipi qua, oppure se uno avesse il foglio elettronico, basterebbe implementare in quattro celle, queste quattro cose da qui, in modo tale da poter tracciare il dominio di resistenza. Magari provate anche a farlo, così vedete se serve una sezione simmetrica, così vedete anche di quanto vuota il dominio di resistenza. Va bene? Ci prendiamo. O magari fate anche così, provate anche a calcolare i quattro punti per, con l'esempio che vi ho dato la volta scorsa. Bene, ci prendiamo 5 minuti di pausa, 10 minuti di pausa e poi abbiamo ancora la nostra lezione da finire. Allora, questa seconda parte della lezione abbiamo da estendere i dati che abbiamo fatto finora a una situazione un po' più complicata. Allora, facciamo così, supponiamo di considerare il caso tipico di una struttura di metà armato, come può essere il tipico pilastro di un edificio industriale, in cui qui tipicamente c'è il binario, il carro ponte, l'edificio della ruota, carro ponte, qua c'è l'asse del carro ponte, e quindi carro ponte in altra parte, l'altro binario, qui l'altro pilastro, e qui. Ecco quello che mi interessa adesso. Tipicamente verificare questo pilastro qui, il pilastro qui ha questa linea d'asse, possiamo ritenere, visto la massività del lento incastrato a questo punto qui, poi qua c'è un impatto, tipicamente una mensola, che può essere più o meno lunga, per esempio se questa è l'altezza H del mio pilastro, questa è tipicamente il braccio, chiamiamolo E, e quindi in questo modo qua noi possiamo ritenere qua sopra arrivi una forza P e vogliamo studiare questa struttura qui, lo schema teorico è questo, questa è la mensola, qua c'è l'asse del nostro pilastro. Questo è chiaramente il nodo rigido per spostare il momento. Allora, quello che possiamo pensare di fare anche, per esempio, è considerare il carico P fissato, dopo per esempio studiare il comportamento e la crescita del moltiplicatore lambda di questo carico. Allora, io penso come è fatta questa struttura qui, se considero una teoria ordine, quindi immagino che non ci siano effetti geometrici, quindi non ci siano in prima battuta fenomeni di instabilità, scrivo le equazioni di equilibrio la configurazione informata e ottengo in particolare i diagrammi di sollecitazione che segno qua, magari.
magari in maniera un po' estesa. Allora, questo è il diagramma della stessa iniziale, che considero essenzialmente il pilastro verticale, la parte più importante della struttura. Il pilastro ha un'azione assiale di compressione che va disegnato per lambda. Trascuro anche qui, questo è proprio il pilastro che è battuta, quindi se volete questa è l'ipotesi, non esiste aspetti di instabilità, quindi non ci sono unità geometriche, e poi suppongo che il pilastro sia piccolo e tuttavia peso proprio nel pilastro. Se il pilastro è piccolo va bene, se chiaramente faccio una delle gambe di una stazione, oppure anche se pensate in questo caso qui, la pila da ponte 50 metri di altezza più il peso fatto ponda, però in questo caso qui lo trascuriamo. Poi il diagramma dei momenti, è questo qui, queste sono le fibre tese, chiaramente, queste sono le fibre compresse, il pilastro si riflette in questa maniera qui, il momento è costante e vale qui segnato per l'altra per la eccentricità, quindi questo è il diagramma di momento flettente. Il momento flettente è questo che tende le fibre che stanno a sinistra dell'asse. Non c'è nulla di particolare quindi in questo caso qui, la situazione qua, e se volete per esempio se io considero la verifica che posso fare qui questa azione X alla base in prossimità del pilastro del vetto, io avrò il mio dominio di interazione a N verticale o a N orizzontale, supponiamo che la sezione sia simmetrica, quindi la sezione simmetrica c'è quando si armatura, l'armatura simmetrica, cioè simmetria rispetto all'asse della N, questo può essere qualitativamente il mio dominio di resistenza. Ora, quando lambda vale 0, sia il momento che l'azione assiale valgono 0, poi man mano che lambda cresce, l'azione assiale è rappresentata funzione di lambda che è fatta così, disegnato per lambda, e il momento flettente è la funzione fatta così, messo in evidenza la dipendenza da lambda sia in n che in m. C'è da dire che questa qui è la variabile, quella che sta sull'asse X, questa è quella che abbiamo messa invece sull'asse Y, no? E in questo modo qui al crescere di lambda io parto da 0 e mi muovo in certa direzione, questa è la pressione, una pressione parametrica di una retta, e quindi mi muovo in questa direzione qua, posso anche calcolarmi la pendenza di questa retta qui, la pendenza non è altro che n su m, la pendenza, questa pendenza qui, questo è 1, il rapporto tra n ed m, n vale disegnato per lambda, m vale pi segnato per e per lambda, la pendenza è quindi consueta, pendenza costante. Quindi quando le vince sono qui, poi se fisso un certo lambda, per esempio lambda 1, tengo questo, se raddoppio lambda, ottengo questo,
poi al limite posso triplicarlo, diventare meno di 4, sono in situazione di incipiente collasso. Quindi questo qui per esempio potrebbe essere per lambda segnato, questo qui quando ho 2 lambda segnato, invece questo quando ho 3 lambda segnato, è la stessa cosa. La struttura è isostatica, quindi le condizioni di equilibrio governano il problema. Nella sezione di bizzeria la situazione è molto semplice, questa potrebbe essere anche tutto il resto della nostra, struttura, e vedo la crescita proporzionale. Se faccio crescere il carico P, cioè faccio crescere il moltiplicatore lambda, quindi il carico di pressione T, ho questa crescita proporzionale. Questo se considero che il problema non abbia dipendenza dagli spostamenti. Quindi, secondo la cosiddetta teoria del primo ordine, esattamente come abbiamo fatto la scienza delle costruzioni, eccetera. Poi ci può essere invece una situazione in cui c'è dipendenza dagli spostamenti. In questo caso qui, se vi ricordate, quindi se torniamo indietro al primo semestre, qui è qualcosa di simile alla colonna di Eulero, e in particolare è una situazione in cui il problema è la presenza dell'eccentricità, è un problema di tipo asintotico e non bifurcativo, perché c'è questa eccentricità qui può essere vista da un certo punto di vista come un'imperfezione della struttura. Allora, se torniamo indietro, ci ricordiamo come facevamo a primo semestre con la struttura in acciaio, qui è un po' di simile. Nelle strutture in acciaio il prototipo di tutti i fenomeni di stabilità è quello legato alla colonna di Eulero, che ha questo schema qui, e che stabilizza in questo modo qua questa colonna di Eulero, che chiaramente è rappresentativa della generica asta di una struttura reticolare che si può stabilizzare. Nel caso di calcestruzzo armato, questa è la colonna che chiama modello. La colonna modello è fatta così, anche questa, come questa nasce la struttura reticolare in acciaio tipica che si può stabilizzare, questa nasce proprio per riferimento alla struttura compressa più semplice che si possa stabilizzare, che è il pilastro di un capannone industriale, quindi la colonna è la colonna modella, e sono simili, ci sono delle cose analoghe. Allora, se consideriamo invece qui la dipendenza dagli spostamenti, con una teoria che è tipo quella del secondo ordine, quindi ci saranno gli spostamenti, l'equazione di equilibrio stiamo nella configurazione deformata, però abbiamo alcune semplificazioni analitiche per cui gli spostamenti sono grandi ma non troppi, e ci valgono tutte le ipotesi tipo seno di alfa uguale ad alfa e così via. Quello che consideriamo è questo. Allora, anche qui ci riporto la struttura, che è questa, quindi la mia struttura è fatta così, questa mensola incastrata, sopra ho il carico P, la mensola ha dimensione in lunghezza E, colonna il lastro ha la stessa H. Tra l'altro questi qui sono entrambi per esempio elementi verticali soggetti principalmente a compressione. Se l'elemento verticale è fatto in acciaio si chiama colonna, se l'elemento invece è fatto in cemento armato, se l'elemento verticale si chiama pilastro, quindi c'è questa distinzione qui sulla denominazione. Bene, se questa è la situazione deformata, al crescere del carico P con un moltiplicatore, quello che vi pare, la colonna si deforma
in questa maniera qui. Allora, qui sono costretto ad arrivare con partire con tangente verticale, poi il momento, come vedete, è costante, prendo sempre il pivot da questa parte rispetto a questa, la possibile deformata potrebbe essere questa. Questa qui è la deformata dell'asse del piastro e in particolare l'asse del piastro si sposta quindi via quantità, chiamo F, in orizzontale. Questo punto qua, quindi trasla questo punto qui, e come esattamente con la parola di cui in acciaio possiamo trascurare l'abbassamento, quindi questo punto qua si mantiene questa quota trasla solo, poi quest'angolo qui deve rimanere a 40 gradi, quindi qui la mensola riparte 90 gradi e mantiene, possiamo mantenerla, possiamo mantenere che si mantenga rettilinea, quindi il mio carico si sposta qui, poi la distanza, questa distanza qui per forza di cose è la lunghezza E la mia mensola, quindi questa distanza qui c'è qualche cosa e però quello che posso ritenere è che la distanza E è anche questa, perché in effetti questa distanza qui, questa distanza qui sarebbe E per il coseno quest'angolo, chiamiamo alfa, questa distanza qui in orizzontale sarebbe questo, il coseno dell'angolo. Come però riteniamo che gli spostamenti siano comunque piccoli, riteniamo che alfa sia molto vicino a zero, poiché il coseno di alfa è quasi 1. Quindi riteniamo che questa distanza qui sia E, un'approssimazione geometrica, no? L'angolo, quest'angolo qui, vediamo che sia molto piccolo, occhio che questa è una deformazione gagliarda, mostruosa, no? Perché questa freccia qui è pari circa a un sesto di questo, quindi se questo è 6 metri, la freccia qui del caro punto è un metro, la testa del pilastro è un metro, che non è cosa ragionevole per una struttura, no? Quindi è una struttura civile. Quindi il mio disegno è in parte fuorviante perché esalta troppo lo spostamento che però c'è. Quindi con questa precisazione qui noi adesso possiamo scrivere, possiamo tracciarci il diagramma dei momenti flettenti e il diagramma dei momenti flettenti è fatto così, io considero come è fatto il mio momento flettente in particolare qua, il momento flettente che ho qui è P per questo braccio più questo braccio qui, quindi è P per questo, ovvero possiamo ancora semplificare P per E più P per F. Allora P per E, questo momento qua è quello che bene o male abbiamo anche prima, a parte il moltiplicatore lambda, quindi questo è il momento che posso chiamare per primo ordine se scrivo l'equazione di equilibrio nella configurazione deformata. Tra l'altro, se scrivo l'equazione di equilibrio nella configurazione deformata, la F la trascuro, quindi ho soltanto questo momento qua.
Devo però anche considerare l'equilibrio nella configurazione deformata, devo mettere in evidenza questo contributo qua, che c'è solo se considero, vedete la freccia, quando si mette il pilastro. Quindi è un incremento di momento che ho se considero la teoria del secondo ordine. Posso chiamarlo delta M2. Quindi questo diventa in assoluto il momento, la mia mensola, in particolare su questa sezione qua, del secondo ordine. Allora, se è così, io ho questi contributi di momento. Questo momento complessivo lo posso vedere somma di questi due contributi e in particolare la propria. Questo contributo qua è il momento di primo ordine, che è P per E più questo momento qua, uguale a questo, più il momento del secondo ordine, che è fatto così. Quando sono in questa sezione qui, quindi considero questa sezione qua, il contributo del fatto che il piano si è spostato rispetto a questo punto qua è zero. Il momento all'inizio qua è zero. Poi man mano che mi sposto, arrivo fino in fondo a questo punto qua, un momento non sono già calcolato qui. Questo non fa e nelle sezioni intermedie contributo il momento, questo delta in secondo, legato al fatto che la mensola si sposta, questo qui è un contributo, quindi che a fine questo contributo qua è a fine deformata di rosso il giastro. Se volete questo lo rifacciamo, lo riguardiamo di nuovo. Lasciate perdere la mensola. Proponete di avere questa qui nel vostro pilastro. Se è indeformato, se il piastro è deformato, non c'è il contributo del secondo ordine. Se però il piastro si deforma in una certa maniera, supponiamo anche così, vuol dire che il carico B si sposta qui, in questo punto qua, il momento calcolato in questa configurazione qua deformata, quando vi spostate qui, il momento è legato a questo braccio, quindi lo diventare qua. Quando siete qui, in questa quota, in questa sezione qui, il momento è legato a questo braccio. Quando siete qua sotto, il momento è legato a questo braccio, qui. Quando siete qui, il momento è legato a questo braccio qui. Perché rispetto alla verticale, rispetto all'asse verticale, man mano che voi considerate sezioni differenti lungo il vostro pilastro, quello che cresce il braccio, rispetto alla posizione dell'asse
carico, pensate sempre in verticale, e nel momento che tracciate è un momento che ha un andamento affine. E poi sono in una sezione qualsiasi, dovrei calcolarmi, dovrei conoscere questi bracci qui. Allora, conoscere i bracci può dipendere, più o meno siamo d'accordo che più o meno la deformata può essere di questo tipo qua. Siamo tutti d'accordo che come le fibre tese sono queste, quelle compresse qua, pilastro, ruota, si deforma in questa maniera, però dopo non sapremo, è difficile sapere esattamente come si sposta l'asse del pilastro, anche perché in generale, se questo è il mio pilastro, dipende perché tipicamente la sezione si parzializzerà, quindi questa sarà una parte tesa, pilastro, questa sarà la parte compressa, reagente, e quindi quello che mi aspetto è trovare un pilastro più o meno parzializzato in questa maniera. Questa è una parzializzazione doppiamente simmetrica, fa riferimento allo shear type, però in generale qua il pilastro ci saranno parti che sono reagenti, parti che non sono reagenti, e quindi è difficile riuscire a pensare esattamente com'è la funzione. Sicuramente ci sarà uno sbandamento da questa parte, però non so come è fatto. Allora, se è così, io penso di semplificare il problema in questi termini qui. Questa è la mia mensola, questa è l'eccentricità, questo è il mio carico B. Quella funzione lì è una funzione meno
E adesso mi trovo una espressione analitica che sia semplice, più o meno abbia quella faccia lì. Quindi, per esempio, metto in asse y orizzontale, metto l'asse x in verticale, più o meno ricordandomi la colonna di Eulero, come la colonna di Eulero, le funzioni che entravano in gioco, se vi ricordate, erano seni, coseni, questo tipo qua. Io immagino che la deformata della mia il mio pilastro è questo, in cui in sommità ho questa freccia F e poi ancora questa eccentricità qui, in modo tale che il carico dopo si sposta qui. Ecco, più o meno questa funzione fatta così, ne scelgo una semplice, funzione trigonometrica semplice, che più o meno possa andare bene. Allora, devo partire qui col valore 0, tangente verticale, devo arrivare qui col valore F. Per esempio, proviamo a vedere se può andare bene questa funzione qua, F 1 meno coseno y mezzi x su h. Questa è una funzione molto semplice, c'è solo un coseno, quindi un pezzo di trigonometrica, e in particolare, per esempio, proviamo a vedere se può andare bene, che y uguale a 0, quando sono qui, ho f per 1 meno coseno y mezzi 0 su h, quindi ho coseno di 0, coseno di 0 è 1, quindi ho 1 meno 1 fa 0, per f fa 0, y 0. Quindi almeno qui mi rispetta la condizione contorno che è fatta con spostamento nullo. Oltretutto questa funzione qua, 1 meno coseno, se pensate a come funziona, il coseno è una funzione pari, 1 meno, funzione comunque pari, quindi vuol dire che qua sotto continuerebbe in maniera simmetrica. Poi vediamo in testa cosa succede quando x uguale ad h. Quando x uguale ad h, ho f 1 meno coseno y mezzi h su h chiuso. Allora, questo è 1, quindi ho coseno di y mezzi, coseno di y mezzi è 0, 1 meno 0 è 1, quindi questo diventa f. Quindi questa funzione qua scelta ad hoc, la mia pensata, ed è una pensata arbitraria, quindi voi potreste aver pensato un'altra funzione, però tra quelle trigonometriche la più semplice, perché c'è solo un coseno, ovvero ci potrebbe essere solo un seno, qualcosa del genere, potreste magari pensare a una funzione parabolica, qualcosa di differente, però la mia scelta arbitraria è questa, legata al fatto che i seni e i coseni li ho già incontrati con di Eulero. Questa è un'equazione che dà fuori complessivamente un'onda di coseno che rappresenta più o meno la deformata della linea del mio pilastro. Allora, se tengo questo, avendo verificato le condizioni di contorno, dopo posso a questo punto qua, in questo atto di forza, posso sviluppare tutti i passaggi analitici. Qua sotto mi cancello questi due passaggi che mi erano serviti a verificare che la scelta è arbitraria ma non balzana. È arbitraria ma non balzana perché devo partire qui col tangente verticale, devo arrivare qui
con la freccia F, quindi questo deve essere indicato. Fatto questo, questa è una scelta arbitraria, un atto di forza, vuol dire che per me il pilastro è fatto di armature di calcestruzzo non adatte a compressione, si deforma sì da questa parte qua, ma si parzializza in maniera che non conosco. Da questo momento avanti io imposto, ho ingessato, diciamo, si deforma come un coseno fatto così. Allora, se questa è l'atto di forza, l'imposta cinematica, io posso andare avanti, e così anche mi calcolo l'atto di forza prima, il piastro, è uguale a F, meno varia, coseno diventa seno, coseno meno, quindi diventa più, y mezzi, h, seno, y mezzi, xh. Poi posso derivare ancora la seconda volta, così mi trovo la curvatura. Come vedete, queste ipotesi qua sono le stesse che facciamo con la teoria di secondo ordine, cioè riteniamo ci siano spostamenti, però non siano così grandi, quindi possiamo ancora usare la linea elastica per intenderci, come abbiamo fatto con la colonna. Differenzio un'altra volta, mi viene fuori y quadrato 4h quadrato e mi ritorna il coseno y mezzi su h. In particolare, a questo punto ritengo che, anche se ieri abbiamo notato che non è detto che la sezione di incastro sia la più critica, supponiamo di concentrarci solo sulla sezione di incastro, quindi riteniamo che la sezione di incastro sia quella critica. Quindi qui, nella sezione X, noi consideriamo adesso la curvatura che c'è in questa sezione particolare. Dovremmo che in questa sezione con la X uguale a 0, perché noi mettiamo chi 0 per dire che siamo quota 0, ma X 0. E questa qui non è nient'altro che la y secondo quando x vale 0. Allora, quando x vale 0, coseno di 0 vale 1, e quindi mi resta f di y quadrato fatto 4 h quadrato. Per cui posso anche ricavarmi la F come 4 H quadrato Y quadrato e Y con 0. Allora, se io considero questa deformata, potrebbe essere in questa maniera, che è ragionevole rispetto alle condizioni di contorno, io ho un immediato legame tra la freccia, la solidità, e la curvatura alla base, rappresentata da questa espressione qua. Se è così, allora posso cancellare questa roba qui. È così, e ricordo qual era l'espressione del momento esterno, in particolare la mezzeria, e scusate, la base del mio pilastro. Posso dire che il momento esterno di x uguale a 0 è uguale a l'espressività di per e più di F, dove questa parte qui è il momento del primo ordine, la parte qui è l'incremento del momento del secondo ordine, posso esprimere in questa maniera P per E più P per F a questa espressione, quindi 4 quadrato H quadrato
stop il mio momento esterno. Momento esterno, a questo punto qua, io guardo a questa espressione qua, posso ritenere che sia espresso in funzione di con 0, ovvero di f però lettera eliminata. Questa è l'espressione del momento esterno. Posso anche tracciarmi un diagramma più o meno la forma è, sì, è quella di qualcosa che si
espanda questa parte qui, ma la funzione del mattinastro vero e proprio non è che si deforma esattamente come così. Quindi questa è un'ipotesi già fortissima, e quindi questa ipotesi fortissima è il fatto che io scambio 4 di su pi greco quadrato con uno 0,4, è un peccato veniale. Allora, questa è l'espressione, e quindi abbiamo il momento di primo ordine che è così, che è questo. E se ci fosse solo il momento di primo ordine, il momento sarebbe costante. Poi c'è questo termine qui, che ha questo coefficiente qua davanti, con 0. Questo coefficiente qua è un numero positivo, grande e piccolo, però è positivo. Quindi è una retta, da qui una retta, con un coefficiente angolare positivo, a cui devo sommare questa parte costante. Quindi questo qui, se io fisso un certo pi con 0, chiamiamolo pi con 0 prima, questo è il mio momento del primo ordine, è costante, e più c'è questa parte qua, che è il momento del secondo ordine, fissato pi con 0 primo, che è andamento lineare. Questo qui, complessivamente, è il mio momento esterno, figlio, vedete, con 0. E nella generica situazione, il momento esterno, una certa curvatura qui, è data da un'aliquota costante del primo ordine più un'aliquota variabile, come lineare, che mi dà l'incremento del momento secondo ordine. Con questa regola qua. Questo qui è il momento esterno ed è il momento che io ho in questa sezione qui. Questa sezione qui, per i fatti suoi, avrà una certa armatura. Avrà una certa, la sezione sarà fatta in una certa maniera e tipicamente avrà una risposta, non so com'è, ma è simile, per esempio potrebbe essere simile a quello che abbiamo visto per la trave con i tre stadi, quindi non so esattamente com'è, però la funzione è già, per esempio, di questo tipo qui. La mia sezione con certa armatura, può essere simmetrica o non simmetrica, il calcetto, calcestruzzo, eccetera, avrà una curva di questo tipo qua, partirà da un valore 0, momento 0, curvatura 0, avrà un valore momento massimo, avrà in corrispondenza la curvatura massima, poi avrà un tratto di softening in generale, avrà una curvatura ultima, no? Come tutte le sezioni, quindi esattamente come se pensate alle sezioni in acciaio. Quindi. Calcolare questo diagramma momento curvatura non è facile, no? E praticamente si fa soltanto con il calcolatore oppure con un foglio di calcolo, anche se è un calcolo di distanza. Questo qui è, questa rappresentazione qui, è il momento resistente della mia sezione in funzione di con 0, ovvero è il momento interno che si sviluppa nella sezione quando la sezione si incurva. Allora, all'equilibrio, il momento esterno, rappresentato con questo andamento qua lineare, deve equilibrare il momento interno, rappresentato quel comportamento qua in generale, curvilineo. Allora, prendiamo questo diagramma qui e lo sovrapponiamo a questo. Allora, io qua ho segnato un momento esterno, con 0. Adesso, questo mi prendessi questo diagramma qui, me lo riporto sopra e metto gli assi coincidenti, questo è il momento interno, figlio sempre di con 0, l'asse di con 0 è sempre lo stesso, e poi il momento interno sarà sempre questo. Va bene? È un aspetto qualitativo. Sovrapponiamo il momento interno, che è una caratteristica della sezione, una certa armatura e quant'altro,
al momento esterno e ci siamo calcolati la parte. Allora, se il valore di equilibrio per questa sezione qui, in questa sezione qua, il momento esterno, figlio del fatto che ho questo carico, il pilastro si deforma in questa maniera qui, c'è equilibrio destro uguale al momento interno che ho in questa sezione. Chiaramente, momento esterno e momento interno devono avvenire per la stessa qui con zero. La sezione è la stessa. Allora, qui posso vedere quando vale questa equazione di equilibrio, sezione X, momento esterno è uguale al momento interno, vediamo se ci sono delle possibilità. È una forma di risoluzione del problema di tipo grafico. Quando è che il momento esterno è uguale al momento interno? Se volete, il momento interno, se lo segniamo magari blu, va bene? Quando è che il momento esterno è uguale al momento interno? Per questo valore qua di chi? Per questo valore di chi il momento interno è questo, il momento esterno è più grosso. Quindi vuol dire che la sezione si deve curvare ancora di più. Un punto possibile è questo. Vedete, questo momento, questo punto qua, e questa qui con 0, mettiamogli qua barra, per individuarla. Il momento esterno e il momento interno hanno lo stesso valore. Ci sono altri punti di equilibrio. Per esempio, in questa curvatura qui c'è equilibrio. Per questa chi con 0. Il momento interno è questo, il momento esterno è questo, cioè piccolo. C'è in effetti un altro punto però che è questo. Questa qui con 0, con due barre, è un'altra situazione qui. Il momento esterno uguale al momento interno. Giusto? Vi ricordo sempre che se voi mi date la chi con 0, io trovo la freccia. Quindi più grande la chi con 0, più grande la freccia, perché questo è il coefficiente positivo. Allora, questa è la prima posizione di equilibrio, che è la posizione di equilibrio, se io la disegno, questa è la mensola deformata, ci sarà una deformazione, ad esempio, di questo tipo qua. Questa qui sarà una situazione in cui questa la mensola, la linea, siccome la chi con 0 è più grande rispetto a questa, la deformata sarà più grande. Quindi per esempio, diciamo esagerata, però potrebbe essere questa. Va bene? Allora, ci sono due posizioni di equilibrio dal mio disegno qualitativo. Tenete presente che l'unica cosa che non sappiamo calcolare in maniera puntuale è questo andamento qui. Però si fa o si trova alle volte il tabellato oppure si trova con il calcolatore. Il resto è ci siamo calcolati. Se guardate questo punto qua, come anche questo, sono due punti di equilibrio, perché in entrambi i casi vale l'equazione di equilibrio per questa sezione qua. Però oltre a valutare e trovare la posizione di equilibrio, dobbiamo anche considerare esattamente come abbiamo fatto con la colonna di Eulero, dobbiamo anche valutare la natura del equilibrio. Perché ricordate, per esempio, con la colonna di Eulero, quando abbiamo trovato la realtà, e quindi con il teorema di Dirichlet abbiamo trovato anche la natura, tutto è stabile o instabile. Qui adesso, senza tirare in ballo il teorema di Dirichlet, dobbiamo esaminare se questo punto qua, dopo avremo la stessa cosa qui, e questo punto è un punto di equilibrio stabile o instabile. Va bene? Allora, in questo punto qua ho questa
qui, quindi questa freccia qua, per vedere se il punto è equilibrio stabile o instabile, faccio così. Mi fate verificare se una struttura è una configurazione di equilibrio stabile o instabile. La spingete un po' in avanti e se la struttura precipita, l'equilibrio era stabile. Se torna indietro, l'equilibrio era stabile. Adesso diamo una spintarella a questa struttura qui, quindi la spostiamo ad esempio così. Se questa diverge va verso il basso, l'equilibrio purtroppo era instabile. Se torna indietro, vuol dire che l'equilibrio è stabile. Giusto? Ci siamo? Allora, suppongo di aver aumentato un po' la freccia, quindi vuol dire che mi sono spostato un po' in avanti con la curvatura. Perché se ho aumentato la freccia, ho aumentato la chi con 0. Allora, mi sono spostato da questo punto qua, questo punto qui, ho aumentato un po' la curvatura. Cosa succede? Allora, questo qui è l'incremento di momento esterno, perché a questo punto qui il mio momento esterno è questa retta qui, è finito qua, quindi questo è l'incremento di momento esterno, giusto? Il momento interno è aumentato di più o di meno? Il momento interno a questo punto qua è salito qui, quindi qui vedete il momento interno, il restoring, il momento di richiamo della mia sezione è aumentato di più. Quindi quando io spingo la mensola così, siccome il momento interno è più grosso di questo, me lo fa ritornare indietro. L'equilibrio è stabile. Vediamo quest'altra situazione qua. Facciamo la stessa cosa qui. Anche qui spingiamo un po' di più la mensola in avanti, spingiamo fino qua, aumentiamo la chi con 0, quindi aumentiamo la freccia. Vediamo cosa succede quando io mi sposto da questo valore di chi con 0 a questo. Il momento interno, mannaggia, addirittura diminuisce, mentre il momento esterno aumenta. Che vuol dire che la soluzione diverge. Perché il momento esterno aumenta, quindi cerca di aumentare lo sbandamento, mentre il momento interno diminuisce e non è capace di richiamare dietro la struttura. Quindi con questa analisi abbiamo visto che questo è un punto di equilibrio stabile e questo è un punto di equilibrio instabile. Se pensiamo a come meccanicamente funziona la cosa, noi pensiamo di aumentare il carico qui, quindi noi ci muoviamo il momento esterno aumenta in questa maniera, quando arriviamo qui, questo è il punto di equilibrio, se lo troviamo, abbiamo verificato la nostra colonna. Ci sarebbe anche quest'altro punto di equilibrio qua, però questo non lo raggiungiamo perché se lo raggiungiamo dopo una situazione instabile. I casi quindi che possiamo avere sono questi. I casi che possiamo avere sono questi qui. Prima di tutto dobbiamo avere qualcosa che ci calcoli il diagramma momento curvatura per una sezione di cemento armato. Questo ci sono un po' di Excel oppure tabelle oppure codice di calcolo i più complicati. Supponiamo di avere che tre diagrammi siano gli stessi. Allora, le possibilità che abbiamo sono queste. Questi sono momenti interni. Poi, questa qui è una situazione
in cui, ad esempio, questo è il momento di primo ordine, e poi questo è il contributo del momento secondo ordine. Configurazione di equilibrio questa, da cui ci calcoliamo quanto vale la freccia. Poi ci può essere un caso per esempio particolare. Guardate il caso in cui per esempio i due punti si avvicinano. Qui i due punti stabili e stabili sono lontani. Però potrebbe esserci il caso in cui vedete qui la retta è più inclinata e i due punti si avvicinano. Poi ci potrebbe essere il caso magico, per esempio i due punti coincidono, e in questo caso qui se i due punti coincidono vince il carattere di stabilità, quindi se questa è la situazione che si presenta il pilastro non è verificato. Oppure ci potrebbe essere anche questa situazione. Questa situazione qui come la valutate? Questa è la risposta del momento interno del vostro, della vostra sezione. Questo è il momento del primo ordine, questo è il momento, a quanto parte, il momento del secondo ordine. Qui cosa succede? Qui, già di partenza, anche senza considerare effetti geometrici, il momento del primo ordine è più grande del momento resistente della vostra sezione. Quindi non c'è neanche storia. Il momento è troppo grande per la vostra sezione già di partenza. Altrimenti potete calcolare questa situazione, se c'è. Questa è la situazione limite. Poi chiaramente, per esempio, un'altra situazione che non è verificata è questa qui, supponendo che il momento del primo ordine sia questo. Questo è completamente il momento del secondo ordine, vedete, non c'è nessun punto di contatto, quindi non si può mai stabilire momento interno uguale momento esterno. Quindi non esiste la situazione di equilibrio. Noi facciamo questo esempio qua della colonna modello delle strutture in cemento armato, forse non tanto magari perché abbia proprio una importanza applicativa immediata e così via. Tutti i vostri pilastri, tutto quello che voi progettate, come vi ho detto all'inizio del palazzo cemento armato, voi mantenete una snellezza minore o uguale a 50, snellezza come la colonna di Eulero. Non avete problemi di instabilità. Le normative fissano dei valori differenti, più articolati, così. Per noi, terzo anno, triennale, basta questo. Non è tanto forse importante per voi in termini di applicazione, eccetera. Per uno studio di tecnica, se voi fissate questo, potete dire che non avete per la instabilità. Però, per esempio, questi ragionamenti qua, il fatto che ci sia stabilità perché io ho perturbato aumentando un po' la curvatura della freccia, poi la struttura mi torna indietro perché il restoring la forza di richiamo più grande di quella che siete sbandati e viceversa, sono significativi perché vanno alla radice di come noi pensiamo una cosa stabile o instabile. Poi, per farvi vedere qual è l'esempio di un comportamento strutturale un po' più complicato, chiudiamo oggi riguardando tutto la pila da ponte. La pila da ponte, vedete, fissato il valore di carico verticale e incrementando l'H, ha delle curve che sono di questo tipo qua. In particolare, se guardate l'effetto del diagramma sotto, il diagramma sotto, queste sono un'analisi che era stata fatta, questo era un esempio, come vi ho detto, era un caso che facevo quando le strutture da ponte per mantenermi qua dal dottorato di ingegneria di Varna, Milano, vedete per esempio che la curva 3
curva che rappresenta in funzione di H il drift della piga, vedete la differenza tra non considerare gli effetti geometrici e considerarli. Quindi in questo caso qui questa è una struttura snella, quindi il cambiamento è notevole. E poi l'altro aspetto che voglio farvi notare è anche questo: le curve messe qua sopra, che sono tutte forti, diagrammi, spostamento orizzontale, forza orizzontale, e vi faccio notare che lo spostamento orizzontale è misurato in 100-200 cm, quindi stiamo parlando di drift di un metro, però la fila è alta 50 metri. Guardate l'effetto che ha le differenti disposizioni di armature e quant'altro in funzione della risposta. La sezione è sempre questa qui, ma a seconda delle armature potete avere comportamenti strutturali. Questa è una cosa che serve soltanto a... Questo qua non possiamo commentare a fondo. Mi è servita perché questa forse è la prima e unica volta che vedete la parzializzazione da parte della gente di una struttura di cemento armato, e questa può essere un utilizzo, diciamo, una rappresentazione geometrica semplice, per esempio per verificare questo problema qui. Bene, ci siamo guadagnati fine settimana, ci vediamo la settimana prossima.